Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto, aprirà il notiziario Don Arturo con l'editoriale. Farà seguito la lettura del calendario liturgico, degli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. Per la rubrica Un santo al giorno conosceremo San Giuseppe. Giardino e orto sempreverde oggi vi farà conoscere un'erba aromatica, il basilico e la viola nelle sue molteplici trasformazioni. Chiuderà il notiziario la registrazione del Consiglio Comunale dello scorso 10 marzo. Le riprese sono di Luigi Cè. Buona visione. Cari amici, il viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq non è stato solo un evento storico, da lui voluto con assoluta caparbietà, nonostante tante indicazioni contrarie, ma anche una sequela di momenti, a dir poco, emozionanti. Prima di tutto la visita in sé. Il Papa ha incontrato persone e autorità. Si è recato in luoghi simbolo come la piana di Ur, da dove partì Abramo, o la cattedrale siro-cattolica di Baghdad, dove nel 2010 furono uccisi 48 cristiani, o ancora la chiesa dell'Immacolata Concezione a Karakosh, devastata dall'ISIS, pur anziano e claudicante. Il Papa ha dimostrato che bisogna avere il coraggio di fare il primo passo per avviare processi di riconciliazione, per dare conforto a persone stremate da una vita di odio, violenza, persecuzione. La gioia e la commozione era visibile negli occhi di tanti. Il viaggio del Papa ha espresso la vera logica del Vangelo, che è un messaggio di pace, di fraternità. Forse potrà sembrare un facile irenismo, ma l'unica vera alternativa alla logica del mondo, basata sul potere, sulla sopraffazione, sull'odio reciproco, sta nel riconoscersi fratelli. E quanto apre la via del dialogo, dell'accoglienza, delle differenze e della vera ricerca del bene. Le parole stesse di Papa Francesco, oltre ai gesti, hanno accompagnato questo messaggio di pace. Tra le tante, voglio ricordare quelle pronunciate nell'incontro interreligioso alla Piana di Ur, che ciascuno di noi può applicare anche alla propria vita. La profezia di Isaia, secondo la quale le spade diventeranno aratri e le lance falci, non si è ancora realizzata. Anzi, spade e lance sono diventate missili e bombe. Dobbiamo arrenderci una volta per tutte. Eppure il nostro cuore desidera la pace, anela alla serenità. Ma da dove si può cominciare? Ecco la risposta del Papa, dalla rinuncia ad avere nemici. E porta l'esempio di Abramo. Chi ha il coraggio di guardare le stelle? Chi crede in Dio non ha nemici da combattere, ha un solo nemico da affrontare, che sta alla porta del cuore e bussa per entrare, e questo nemico si chiama inimicizia. Ed ecco l'appello che facciamo nostro, proprio sull'esempio di Abramo, che seppe sperare contro ogni speranza, come leggiamo dalla lettera di Paolo ai Romani. Ecco le parole dunque del Papa. Sta a noi umanità di oggi. E soprattutto a noi credenti di ogni religione, convertire gli strumenti di odio in strumenti di pace. E porta qualche esempio. Sta a noi ricordare al mondo che la vita umana vale
per quello che è e non per quello che ha, e che le vite di nascituri, anziani, migranti, uomini e donne di ogni colore e nazionalità sono sempre sacre. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti voi. Arrivederci. Oggi, domenica 14 marzo, quarta domenica di Quaresima, in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Andrea e Teresa, Armida e Natalia Perini, Italo Giglioli. Lunedì 15 marzo, in oratorio alle ore 8, Santa Messa per i defunti Maria e Pierino. Alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Maria, Celso e Natalina, Maria e Franca. Martedì 16 marzo, in oratorio alle ore 8, Santa Messa per i defunti Serafino e Lucia, Chiara Giuliani. Alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Morbini Annunciata e la famiglia Morbini e Migliorati. Alle ore 20, preghiera di lode e Santa Messa. Mercoledì 17 marzo, alle ore 8 in oratorio, Santa Messa pro populo. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa per il defunto Biazzi Fabio. Giovedì 18 marzo, in oratorio alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Dotti Giuseppina e Pini Abramo, Beatriz Gomez Type e Orlando de la Cruz Palacios e Ober de la Cruz Gomez. Venerdì 19 marzo, San Giuseppe. In cimitero alle ore 10, Santa Messa per i defunti Puzzi Francesco, Cesare, Giuseppe e Carolina, Bianchi Giuseppe. In oratorio alle ore 15, Via Crucis. In parrocchiale alle ore 20:30, Santa Messa solenne per i defunti Bussini Aldo, Luigi e Fausto, Lorenzi Angelo e Agnese, Roberto e Elisabetta. Sabato 20 marzo, in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Zacco Luigi, Palmira e figli, Alfano Antonia, Maria e familiari Puzzi, Nadia Manfredi. Domenica 21 marzo, quinta domenica di Quaresima, in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa per i defunti Breda Ferdinando, Giuseppe e Piccinelli Maria. Alle ore 10, Santa Messa per i defunti Biloni Andrea, Franco, Giuseppe e Angela, Don Palmiro Crotti. Alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti familiari della Rodella Angelo. Venerdì 19 marzo, alle ore 20:30, si ricorda la Santa Messa solenne per tutti i papà. Per il tempo della Quaresima si ricordano i bambini e le famiglie che ha temporaneamente sospeso il Buongiorno Gesù. Le schede per la preparazione della Domenica in famiglia occorre controllare il sussidio. Per la Via Crucis, invece, ogni venerdì alle 15 in oratorio o alle 20:30 in parrocchiale. La celebrazione penitenziale per il quinto e il sesto anno avviene invece venerdì 26 marzo alle ore 17 in parrocchiale. Per la comunità del cammino neocatecumenale, da lunedì al venerdì alle ore 6 in San Girolamo, per l'ufficio di letture e lodi, rinnovamento dello spirito invece ogni martedì alle ore 20 nella chiesetta dell'oratorio. Per gli adolescenti e i preadolescenti, le pillole di Quaresima, la campagna social su WhatsApp, la celebrazione penitenziale per i ragazzi riconciliati, l'incontro che ti cambia la vita, venerdì 26 marzo alle ore 20:30 nella chiesetta dell'oratorio. In cammino, la veglia delle palme, sabato 27 marzo. Per i giovani, gli incontri in oratorio alle ore 20, per il 18 marzo. In cammino, la Veglia delle Palme, sabato 27 marzo. La Lectio Divina, ogni mercoledì, in diretta streaming dal canale di YouTube del seminario. La Via Crucis, ogni venerdì, alle 15 o alle 20:30. Per gli adulti, Quaresimale del Vescovo avviene ogni venerdì alle ore 18:30 in diretta YouTube sul canale La Voce del Popolo.
La Via Crucis, nuovamente, ogni venerdì alle ore 15 e alle ore 20:30. Sabato 20 marzo dalle ore 15 alle ore 18 e domenica 21 marzo dalle ore 12 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 18 in oratorio per gli adolescenti e preadolescenti in San Martino, chilometro zero. Vi è la distribuzione dei sacchetti alle messe del 13 e del 14 marzo. Si raccolgono latte a lunga conservazione, pasta e riso, pelati e legumi in scatola. Olio in latta, zucchero, farina tipo 00, carne e tonno in scatola, caffè e cacao. I testi biblici relativi a Giuseppe, lo sposo di Maria e padre legale di Gesù, sono piuttosto scarsi, a prima vista quasi lacunosi, e ciò spiega l'abbondante letteratura apocrifa su di lui, tra cui si segnala il Protovangelo di Giacomo. Tuttavia, scavando con attenzione nei dati neotestamentari, emerge una figura interessante, capace di interpellare anche il lettore odierno. Mentre l'Evangelista Marco non parla mai di Giuseppe, Matteo e Luca ce ne dicono il nome e Matteo ne specifica la professione di carpentiere, dandocene un ritratto di uomo giusto che, disponibile a compiere la volontà divina, consegna la propria vita a un progetto che lo trascende, accettando di prendere con sé Maria, rimanendo accanto a lei, come sposo fedele e a quel bimbo quale figura paterna positiva e responsabile. Sempre nel Vangelo di Matteo, Giuseppe si presenta come l'uomo obbediente che accoglie integralmente la volontà di Dio e sa prendersi cura delle persone affidategli. E quando l'angelo gli comanda di rifugiarsi in Egitto per sottrarsi alla minaccia di Erode, si comporta davvero come padre di Gesù che custodisce e protegge. Alla dolcezza della madre e alla debolezza del bambino, egli accompagna la fermezza della sua presenza e dedizione. Negli anni di Nazareth, Gesù riceve un'educazione nella quale il contributo di Giuseppe deve essere stato molto rilevante. Durante la vita pubblica del Cristo, il padre putativo scompare. La tradizione deduce che sia morto, circondato dalla presenza di Maria e di Gesù, e per questo egli diventa il protettore del moribondo cristiano che affronta il trapasso con i conforti della fede. Il culto del santo, cominciato in forma privata nel secolo IX, divenne generale a partire dal secolo XIV e soprattutto XV. Nel 1621 Gregorio XV dichiarò il 19 marzo festa di precetto e nel 1870 Pio IX proclamò San Giuseppe patrono della Chiesa universale. Giovanni XXIII ne introdusse il nome nel canone romano della Messa. Il basilico è un'aromatica che non può mancare in cucina. Il basilico fa parte della famiglia delle labiate. Pianta originaria dell'Asia meridionale, viene coltivata negli orti, nei giardini e in vaso per il suo particolare aroma. È un'erbacea annuale dal fusto eretto e ramificato fino a 40-60 cm. Le foglie si differenziano a seconda della varietà, per forma e grandezza. In genere sono peduncolate e opposte, di forma ovale o appuntite, con margine a volte seghettato di colore verde scuro superiormente e più chiare inferiormente. Esistono piante di basilico anche di colore violaceo, effetto di trasformazioni avvenute nel tempo. In estate, sulla sommità della pianta compaiono i piccoli fiori bianchi o rosati, ma il raccolto delle foglie è bene farlo prima che questi appaiano. Per poter godere al meglio del suo aroma è bene utilizzarlo fresco, subito dopo la raccolta. È comunque possibile conservare il basilico essiccato e o in polvere, congelato o sott'olio. Sono molteplici gli utilizzi che il basilico ha in campo culinario. Basti pensare che da solo o in compagnia di altri pochi ingredienti rappresenta un ottimo condimento di pasta o riso. Apprezzabile con stufati di verdura o carne, in salse e persino per aromatizzare oli e aceti. In questi casi vengono impiegate non solo le foglie, ma anche le infiorescenze. Uno dei fiori che occhieggia tra cespi di foglioline cuoriforme in questo periodo è la viola.
La viola appartiene alla famiglia delle crucifere. Cresce spontanea in Italia lungo le rive dei fossi ed è una pianta rustica e molto profumata. Famosa è la violetta di Parma, che, nelle corti del Ducato di Parma, veniva coltivata per ricavarne il famoso profumo. I colori dei fiori della viola varia da chiaro a viola scuro. Ciò dipende, assieme al profumo più o meno intenso, dai nutrienti che la pianta trova nel terreno. Tra le tante viole spontanee esiste la viola ciocca gialla, da cui sono derivate, per ibridazione, molte altre viole, dai colori vari. Quelle ibridate fioriscono prima delle normali viole e mostrano una migliore resistenza alle intemperie. Inoltre, gli ibridi sono di crescita più compatta e ben ramificata. Ciò facilita lo sviluppo dei fiori molto idonei per abbellire aiuole, balconi, giardini rocciosi. Il genere viole comprende varietà dai colori vivaci. Ricordiamo, oltre alle gialle, quelle color carminio, con fiori rosa, rossi arancio, con fiori rossi, con fiori color cremisi, scuro, tutte con fiori a colore doppio. E con questo è tutto, vi lascio la visione del Consiglio Comunale del 10 marzo. Vi auguro una buona domenica e buona settimana. Ecco l'ordine del giorno della riunione del Consiglio Comunale di mercoledì 10 marzo 2021. Al numero 1, la lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente del 23 dicembre 2020. Deliberazioni dalla numero 44 alla numero 47. Le linee guida del piano casa del comune di Gottolengo al fine della rigenerazione urbana e della ripresa economica per l'anno 2021. L'individuazione degli ambiti nei quali avviare i processi di rigenerazione urbana e territoriale e approvazione del regolamento. L'approvazione dei criteri per l'ammissione della riduzione del contributo di costruzione. Articolo 43,2 della legge per la rigenerazione urbana e territoriale, legge regionale 18-19. Approvazione dei criteri per l'incremento dell'indice di edificabilità del PGT in attuazione delle misure di rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Articolo 11,5 della legge regionale 18-2019. Interventi in deroga per il recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati, inerenti alla rigenerazione urbana. Registro delle cessioni dei diritti edificatori, di cui all'articolo 11, quarto comma della legge regionale numero 12 del 2005, e SMI ed articolo 2643 bis. Approvazione dei criteri per la gestione. Rinnovo della convenzione per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive. Comuni Bresciani Uniti, CBU. 8 puntuali, 10 marzo 2021. Segretario, proseguiamo con l'appello, grazie. Buonasera, Massa. Presente. Preventi. Presente. Dancelli. Assente su città. Sormani, Vinciani, Vigeri, Bolini, Alberini, Blasio, Gazza, Lanò, Bravo, Capelli. Grazie a lei, segretario. I punti di questa sera. I punti di questa sera attengono quasi totalmente al tema della rigenerazione urbana che avremo modo appunto di approfondire grazie all'introduzione organica che l'assessore ai lavori pubblici e al patrimonio Ferretti compirà e abbiamo anche l'opportunità di poterci confrontare o richiedere direttamente informazioni all'ufficio tecnico qui rappresentato da Giovanni Travazzoletti e l'ingegner Bulgari che ringrazio per la consueta disponibilità. I punti che tratteremo sono le linee guida del piano casa del comune di Gottolengo,
Punto 3, l'individuazione degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale. Quarto punto, l'approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione della legge della rigenerazione urbana, appunto. Quinto punto, l'approvazione dei criteri dell'incremento dell'indice di edificabilità del PGT, sempre annesso alla rigenerazione urbana. Sesto punto, interventi in deroga per il recupero degli edifici rurali dismessi. Settimo punto, registro delle cessioni dei diritti edificatori. Concluderemo il Consiglio con la proroga, il rinnovo della convenzione per il SUAB per l'attività produttiva. Lascio la parola, se consentite, all'assessore Ferretti per una, dopo andiamo in votazione sul primo punto, per l'approvazione di una narrazione e di una descrizione globale dei tanti punti all'ordine del giorno, che poi vedranno delle singole approvazioni e delle eventuali singole dichiarazioni di voto. Ma essendo tutti legati da un filo conduttore, che è da un lato l'opportunità di sfruttare questo contesto legato al 110, di questo motore dell'edilizia che si sta rimettendo in sesto grazie a queste opportunità, ma andiamo anche a presentare a titolo davvero sperimentale questo iter, queste approvazioni che il Comune di Gottolengo, quasi decennale rispetto anche a tanti altri enti, propone e offre come dibattito, come opportunità per il tema nevralgico centrale, che è quello della valorizzazione del patrimonio edilizio e di tutta quella che è la grande tematica che ci riguarderà nei prossimi anni, e cioè proprio della rigenerazione urbana, intesa come rivalorizzazione degli ambiti urbani che negli anni sono andati di via degradandosi o non più considerati come nevralgici, quindi per ridare linfa al nostro territorio. Metto in votazione il punto numero 1, che è la lettura e approvazione verbale seduta precedente, che si è tenuta il 23 dicembre del 2020. Voto favore? Grazie. Quindi, Assessore Ferretti, iniziamo l'illustrazione dei punti e nel caso che i consiglieri desiderassero intervenire, mi facciano cenno che procediamo. Prego Ferretti. Allora, buonasera. Come sapete, stasera andiamo a deliberare su ben 6 delibere di consiglio, e sono tutte incentrate sul tema dell'urbanistica e dell'edilizia. La prima delibera che prenderemo in considerazione, che sono le linee guida del piano casa, è una delibera che l'amministrazione ha chiesto all'ufficio tecnico, come vademecum per tutti i cittadini che volessero intervenire e fare opere di edilizia, e che riassume tutte le possibilità di interventi che si possono oggi sfruttare, sono messe a disposizione sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Questi interventi, come sappiamo, sono il bonus facciate, l'ecobonus di riqualificazione energetica 110, il sisma bonus, la ristrutturazione con il 50% di recuperi, il bonus mobile, il bonus verde, il bonus idrico, e questa delibera, quindi, che magari dopo l'ufficio tecnico vorrà meglio spiegare, oltre a essere la delibera di consiglio, è utile per tutti i cittadini come vale mico. Ora, le delibere successive, che di fatto sono comunque contenute in questa delibera del Consiglio di Piano Casa, sono tutte incentrate sull'adeguamento normativo che stasera andiamo a votare, di adeguamento del piano di governo del territorio a quelle che sono le leggi regionali in materia, che sono la legge 12 del 2005 e la famosa legge 18 del 2019 della rigenerazione urbana. Fondamentalmente queste leggi cosa fanno? Hanno lo scopo di valorizzare il nostro territorio e soprattutto quello che è oggi il patrimonio edilizio esistente, soprattutto quello oggi che è abbandonato e che non si riesce a far decollare. Gli interventi che andremo quindi ad analizzare sono appunto incentrati sulla riduzione del consumo del suolo e sul recupero del patrimonio esistente. In particolare la legge 18 ci porta a individuare nella mappa che vi è stata mostrata nell'ufficio tecnico delle cosiddette aree di rigenerazione urbana, che sono questi ambiti scelti dall'amministrazione. Su questi ambiti la legge 18 che cosa porta? Porta una importante semplificazione normativa sulla possibilità di intervento edilizio, un aumento dell'indice volumetrico del 20%,
una riduzione degli oneri di costruzione del 50% e la possibilità addirittura di ottenere una riduzione degli oneri di urbanizzazione del 60%. Gli altri aspetti che poi la legge 18 porta in campo sono la riduzione del contributo di costruzione, che abbiamo già spiegato, e gli incrementi degli incidenti di edificabilità del patrimonio esistente. Per quanto riguarda gli edifici rurali dismessi, anche questo è un altro modo di poter recuperare il patrimonio edilizio esistente, sono le cosiddette piscine abbandonate, quindi sono ambiti che sono abbandonati da o dismessi da più di 5 anni e si ha la possibilità di produrre, di ottenere un intervento che possa quindi sfruttare l'incremento del volume del 20%, la riduzione dei costi e addirittura chiedere delle delibere di consiglio sulle deroghe di altezza. Ecco, un ultimo punto che vorrei sottolineare è il registro delle cessioni dei diritti edificatori. Questo è un altro sistema molto importante, perché cosa porta? Porta la possibilità di poter spostare i volumi di questi ambiti di rigenerazione che possono essere in eccesso su proprietà che possono essere anche edilizia di tipo comune, di gente che magari ha la necessità di costruire un nuovo garage, un bagno a piano terra, e il loro lotto è saturo, quindi non c'è possibilità di sfruttare. Si può comprare volumi per poter esaurire questa necessità. Un aspetto importante di questo registro delle cessioni di diritti edificatori è la possibilità di chiudere il cerchio sull'articolo 35 del piano di governo del territorio, del piano delle regole, che nell'ultima modifica del PCT noi abbiamo inserito, ed è un percorso dove l'amministrazione vuole premiare i cosiddetti le scelte premianti dell'agricoltura, di chi volesse fare i filari verdi, di chi volesse intraprendere il passaggio dall'agricoltura tradizionale all'agricoltura biologica. Quindi questi percorsi virtuosi che l'amministrazione vuole premiare e che comunque le scelte in sede dell'agricoltura non sono premiati, l'amministrazione li premia con nuovi volumi che possono vendere con questi appunto registri di diritti edificatori. Questo è un po' il percorso in sintesi. Sì. Grazie. Come mette qui a poter vendere. Grazie Assessore per l'introduzione. Adesso facciamo un po' di ordine con l'aiuto del responsabile dell'ufficio tecnico, partendo dal punto 2 che, come diceva l'assessore Fretti, approviamo la forma di vademecum rispetto a un riassemblerà di quelle che sono le disposizioni normative nazionali e regionali, una forma di vicino, ma abbiamo introdotto come comune di Cottolengo amministrazione anche degli ulteriori normative e benefici per i cittadini nel caso decidessero di intervenire in questo periodo storico importante. Prego, Mazzoletti. Buonasera, sono il direttore del Piano Calore. No, ho già tediato i consiglieri. No, ma a beneficio poi i cittadini sappiano che faremo delle slide funzionali per tradurre questa importante disciplina e renderla fruibile. Però l'intervento di Mazzoletti non è tanto a beneficio dei consiglieri, che sono stati sufficientemente dotti anche in appuntamenti ad hoc, ma a beneficio di informazione pubblica. Va bene, cerco di essere il più succinto possibile. Quelle comunali. Quelle comunali, voglio dire. Vi ricordo che in gestazione anche il regolamento edilizio tipo, che sarà un'altra forma di iniziativa che semplificherà probabilmente i procedimenti amministrativi e ne faciliterà la realizzazione rispetto alle elementi attualmente allegate al PCT. In quest'ottica di semplificazione, in quest'ottica di miglioramento, abbiamo sostanzialmente gli interventi che il Comune sta facendo a favore dell'attività edilizia sono: stanno studiando il canone unico, quello che serve per l'occupazione degli spazi della Repubblica, esentando per un anno in forma straordinaria l'occupazione con conteggi, perché voi sapete che c'è
bonus facciate al 90%, oppure al bonus eco, bonus energetico al 110, o sigma bonus al 110, in cui probabilmente operano solo pubblico, per facilitare queste operazioni da parte dei, dei proprietari, esenteremo per un anno in questo modo l'occupazione, questo già un piccolo sollievo, non sono cifroni, cerchiamo di capirci, però è qualcosa che serve secondo me nella massa critica per fare priorità. Come facevo già anche nel 2012 con Piano Casa, lo riproponiamo, che è stato apprezzato, ma prego consigliere. Possiamo sempre interloquire, ma perché no. Così. Io ti dico il traffico, come sa, quindi benissimo, intervenga. Questo è relativo solo agli ambiti per la rigenerazione urbana o è... No, il canone unico è su, legato a due tipologie di strade, una strada a maggior pregio, una strada, non siamo a Desenzano, credo che faremo soprattutto l'antica formazione, è di pregio, per cui sarà una strada di tipologia 1 che avrà un valore a metro quadro di occupazione. Tutto il tessuto urbano consolidato circostante, le occupazioni avranno un costo minore. Per quest'anno quindi esentano chi interverrà. E quanto e come è in discussione sarà oggetto, credo, di un prossimo consiglio, perché non è legato al bilancio, presumo per le entrate, eccetera, eccetera. E qui mi sorgerà il segretario, perché non vado oltre la materia tributaria. Però ecco, il concetto è se devi pagare solo 10 euro al metro quadro per frazionato per ora, per giorni, dipende, in base se sei in zona nucleo di formazione, se sei meno pregio, 8 euro. Nella linea guida c'è l'esenzione dei conteggi per chi farà operazioni di questo tipo. Poi, legato a tutto questo c'è il discorso della rigenerazione, che secondo me è interessante in che termini. Nel termine soprattutto che il cittadino può o intervenire col bonus facciate, o intervenire col 110, ma può usufruire di una serie di ulteriori agevolazioni che sono proprio la rigenerazione. La rigenerazione prevede due tipologie, l'autobis che dice individuiamo come consiglio delle aree del territorio che sono particolarmente degradate, facciamo riattivarle, che sono lì abbandonate da anni, cosa facciamo? Tanto se non invogliamo la proprietà o non ci sono le condizioni economiche per farle partire, rimarranno per l'eternità in quelle condizioni. Quindi questo è uno spunto ulteriore di ti do del volume più, ti do delle terre, ti do degli oneri in meno, sempre con delibera del Consiglio Comunale che consenta questa deroga, poi si mette il permesso di costruire in deroga, allora diciamo, l'operatore economico può rigenerare queste parti del territorio anche a destinazioni diverse, non particolarmente invasive, riteniamoci residenza, commercio, perché il commercio vuol dire sempre vicinato, quindi da 150 metri quadrati. Oltre che quello c'è anche la possibilità da parte del privato. Il privato può dire io ho un edificio, ho un'area, perché non individuiamo noi gli edifici in particolare dei privati, ma individuiamo delle aree, delle zone, perché il cittadino lo può fare quando vuole. Può intervenire dicendo io vorrei attivare una procedura di quel genere. Se lo fa il comune poi ha degli obblighi enormi, che sono quelli di ti notifico e ti metto nelle aree. Se entro tre anni non intervieni, deve intervenire il comune su via sostitutiva, eccetera, eccetera. Quindi entra in ballo anche un discorso poi di espropri, di soldi, di finanziamenti, di altri mandati. Non si fa perché non siamo in grado di gestire. Poi abbiamo una questione di la monetizzazione degli aria standard, che sarà oggetto di un futuro consiglio comunale, che è quella dove ci darete delle indicazioni precise su come diciamo il range del quadro, che attualmente sono perizie singole che si fanno come ufficio tecnico, però quando un investitore viene vuole sapere anche quante sono tutte le aree standard, quello che devo dare comune in alternativa, e quali aree preferire. Cerco di essere così. Ai fini edificatori i valori IMU è una delibera del 2011 che si trascina, ma sono sostanzialmente gli stessi valori attuali. Abbiamo visto anche vedendo Provincia e l'Agenzia del Territorio, mediamente quelli sono i valori che attualmente girano. Piani di lottizzazione e titoli edilizi sono stati prorogati per legge, per cui chi era in scadenza entro il 31 dicembre 2021 ha la possibilità di ulteriori tre anni, sia per l'inizio sia per la fine lavoro. Cioè sull'edilizia stanno veramente facendo una serie di opzioni che sono molto importanti. Vi ricordo ancora che abbiamo delle aree produttive pochine, sono due maggi l'altra in via Brescia,
però sono un NPGT e dovrebbero anche quelle essere oggetto di finalmente di partenza, e se con questa attività di rigenerazione dovessimo metterle dentro, probabilmente diventano anche più appetibili, più interessanti, posti prendere aree agricole, se non, che non è più possibile, si vanno a rigenerare. Il piano di rianimazione, in conseguenza che andrà in bilancio, contiene i diritti edificatori. I diritti edificatori sono sostanzialmente quel bonus, quel metodo che il comune ha a disposizione, ma che deve cedere al privato nei piani di utilizzazione, in cui l'85% del volume è loro, il 15% è comune. È una forma di finanziamento alternativo allo standard di qualità che usano moltissimo in altri comuni. È una forma che Bombarda ha inventato e che secondo me non è per niente sciocca la cosa, e che ha messo dentro nel PCT, proprio perché quando abbiamo visto con Andrea questa forma di diritto edificatorio che parte dalle aree di decollo, che sono le famose aree che vi ho fatto vedere, quelle verdi, no? Diventano le aree verdi inedificabili, fanno decollare il volume che atterrerà nel tessuto urbano consolidato, incrementando quindi a livello locale ciò che è già compromesso come edificabilità, come edificazione, no? Quindi con i sovralzi, con gli allargamenti, con quello che sarà comune, cosa ne guadagna? Ne guadagna che abbiamo valutato con una perizia che il valore di questo metro cubo di masuglio pari all'85% dell'indice e corrisponde a circa 36,70 euro a metro cubo. Per cui se dovessimo vendere dei lotticini da 50 o 100 metri cubi, ci vorrebbe il gas piuttosto che una stanzetta col bagnettino per la terra per chi è in condizioni di disabilità, piuttosto che eccetera. Quindi, questo almeno sarebbe lo scopo principale. Concludiamo facendo una marcia indietro, e quindi il comune di Gottolengo ha favorito questo vicino di tutte le opportunità che gli enti sovraterritoriali hanno messo a disposizione, integrati con una serie di benefici dati dall'amministrazione comunale, dal consiglio comunale, che approvano una serie di agevolazioni ulteriori di varia natura, che sconfinano dai diritti di segreteria, dal contenuto di assessorato degli oneri in ambito urbanistico e quindi di riferimento in ambito edilizio, sino al coinvolgimento dell'ufficio tributi, come ha menzionato Mazzoletti, nell'esenzione anche delle occupazioni del suolo pubblico. Abbiamo voluto poi approvare, proprio in questo contesto, accelerando di molto il tutto, appunto, una serie di delibere legate alla rigenerazione urbana, che le leggi di riferimento sono quelle che ha menzionato l'assessore Ferretti e che danno opportunità a coloro che hanno delle aree individuate come ideali per attuare dei progetti di rigenerazione, e pertanto dal punto di vista vuoi volumetrico sia di contributo di costruzione di oneri, vanno a essere particolarmente agevolati, questo per favorire la comunicazione. Ma non solo, grazie a queste operazioni di rigenerazione potranno anche tutti i cittadini che volessero beneficiare in questo momento storico di ampliamenti delle abitazioni piuttosto che di altri tipi di iniziative, essere nel momento giusto, al posto giusto, al momento giusto, perché grazie a tutte queste iniziative si possono beneficiare di non solo di volumi ma anche di economie, dati dalle agevolazioni che sono solo statali, ma anche dal fatto che abbiamo inserito queste nuove discipline e disciplinari. Quindi lascerei aperta la discussione, o a seconda del punto che richiamo per la votazione, fare la dichiarazione di voto singola, come preferite. Prego. Una domanda a Roberto. Quando ci siamo incontrati, peccato che non posso venire a tentare l'incontro, del resto è stata una disposizione più dettagliata di quella che ha fatto adesso, tra un paio d'ore. Quel percorso ciclopedonale per il quale tu. Il bosco urbano è appena approveranno dopo di giunta il progetto. Non è inserito, non è una agevolazione, non è
non ha una voce delicata, nella prenda spunto da queste delicate. Nella... su quello non avremmo avuto alcun dubbio sul prendere una posizione decisamente a favore. Per tutto il resto, allora, esprimo un'opinione. Posso intervenire per a favore proprio di comunicazione sempre? Nella giunta di questa sera, a termine del Consiglio, andremo ad approvare un progetto, uno studio di fattibilità per far sì che possiamo candidarci in un bando regionale chiamato appunto di rigenerazione urbana, che va a rendere candidabili delle aree o dei territori, parzioni di territori dismessi, per favorire le iniziative in ambito ambientale o di recupero del patrimonio esistente. Vorremmo candidare l'area antistante al palazzetto dello sport, quindi quell'area verde di proprietà comunale, per presentare un progetto di bosco urbano con annesse delle iniziative legate al contrasto dei fenomeni idrogeologici, dei dissesti idrogeologici, e quindi con tutta una serie di valorizzazioni di quel sito. Quindi si riferiva a questo il consigliere Gallo. Prego. Allora, detto questo, che però va bene, partire lì dentro, noi pensiamo che l'operazione è sostanzialmente condivisibile, anche se la perplessità viene dal considerare quanto già oggi il patrimonio edilizio è presente sul territorio, venduto, e dico venduto perché fuori ci sono i cartelli vendesi, o non affittato perché fuori c'è il cartello affitto. È pur vero che l'edilizia è un comparto economico, quindi rilanciare quel comparto serve comunque, ma sarebbe stato interessante trovare una soluzione, non credo sia neanche facile, per attirare forse investimenti produttivi sul territorio nordovest. Di sicuro non negli ambiti che sono stati individuati all'interno del centro storico, quindi, come detto prima giustamente Roberto, ci va o edilizia o commercio vicinato, quindi non si va oltre. Quindi abbiamo un timore che potrebbe essere, anche se poi, come si diceva e si precisava, passa sempre il Consiglio Comunale per le concessioni e quant'altro, che possano anche nascere delle speculazioni edilizie, cioè costruire tanto per costruire. È pur vero che fa sempre economia, trovare altre case, altra roba che sta lì e che giace, adesso non concesso, trovare chi investe poi in quello di. Quindi possiamo già esprimere come noi ci muoviamo su tutto il pacchetto, ripeto, c'è un sacco di cose condivisibili e su questa perplessità noi riteniamo che ci asteniamo sostanzialmente, lo anticipo, che è una sorta di fiducia comunque nell'ordine delle cose. Sì, certo, grazie. Per contestualizzare, viene richiesto in particolar modo dalla regione Lombardia dei piani di rigenerazione del territorio, e la rigenerazione sottende al fatto che non vi è un concetto di ex novo, ma è un concetto di ripensare a dei luoghi urbani che sono in un contesto di abbandono, degrado o di destinazioni d'uso non più attinenti all'evoluzione che vi è stata. Sarebbe quasi una contraddizione in termini pensare di fare una speculazione in dei luoghi che non hanno un'appetibilità dal punto di vista attuale. Però colgo il tema e avendo la gestione di un territorio, noi tutti, non particolarmente esteso, abbiamo individuato pochi insediamenti che hanno già nel piano del governo del territorio un'indicazione rispetto al fatto che siano stati pensati e tarati per determinate iniziative che poco si addicono a un ambito speculatorio. Quindi il fatto di poter realizzare una palazzina è già limitata e inibita
e da quelle che sono delle norme, degli indici del TGT, ma anche di quella che è la destinazione proprio che si conface all'uomo. Quindi colgo questo facendolo mio rispetto come uno stimolo a far sì che possa esserci davvero delle condizioni, delle opportunità puntate davvero alla rigenerazione, a portare un plus territoriale e non legato. Porto niente perché sono. Esatto, no, no, solo. Prego, prego. No, volevo portare l'attenzione comunque a quello che comunque è sorvolato e che a questo punto magari occorre specificare, che sono i principi per i quali si ottiene la riduzione del contributo di costruzione, che sono la promozione dell'efficientamento energetico, l'aumento della sicurezza relativamente al rischio sismico, la demolizione e la delocalizzazione degli edifici a rischio idrogeologico, la riqualificazione ambientale paesistica e una cosa molto importante è la bonifica degli edifici dei suoli contaminati. Quindi solo con questi obiettivi si ottiene la riduzione. Quindi non è come non condividere? Cioè non è che ci troveremo di palazzoni di abitazioni sfitte. Però mi turba l'idea di dove c'è un sacco di patrimonio di vita importante che giace e che per poter rilanciare e riqualificare complessivamente tutta la nostra comunità passiamo sia attraverso le forche della faunina delle vite, in questo senso positivo, perché generano comunque delle economie, ma creano ancora. Un attimo, ma posso dire, rispetto diciamo, agli ambiti di rigenerazione che abbiamo individuato, se ne andiamo su un master plan felice, sappiamo cos'è, le case popolari, è solo una ricollocazione, una riallocazione eventuale con una nuova direzione di dati, una cosa che richiederà richieste di contributi in un certo livello. Però diciamo lì non è nulla, perché 40 appartamenti ci sono. E 40 bisogna trovare se dobbiamo rigenerare. Poi si pensi c'è la Göttingen, o il Göttingen, chiamiamola così, che è produttiva, quindi quella produttiva. Abbiamo messo dentro il consorzio. E lì non può diventare residenziale. Ah, quindi le due aree, il consorzio. E la Göttingen sono anche una rigenerazione produttiva, cioè sono cose compatibili. Invito operatori economici. Un testo circostante. Poi c'è la proprietà comuni che è confinata con il ricovero, per capirci, e lì c'è il istituzionale socio-assistenziale sanitario, giusto? Con una parte residenziale minima, però quello che se no non sostiene l'operazione. Anche la foresta è un mix tra verticale e produttivo. Speculazione, diciamo, foresti. Sono difficile dire concorrenza, diciamo, di appartamenti. Foresti è già nella sua area e potrebbe ricostruire lui. Anche. Cioè, non è che si ricerca un terzo. No. Cioè nel senso che tramite la rigenerazione i proprietari o terzi o altri hanno delle opportunità più favorevoli nelle linee guida che dava l'assessore di rigenerare quelle aree, ovviamente rendendole compatibili con lo strumento che è il piano del governo del territorio e le convenzioni a valle che andranno stipulate, lo renderanno. Foresti avrà l'opportunità di ricostruire e avere queste dimensioni. Esattamente. Che è diverso invece dal. Non potrà fare il bilancio. È diverso diciamo dalla ex voting. Diciamo che bisogna trovare una persona o un ente da gestire. Non c'è già una proprietà. L'Exotica era una proprietà hanno già presentato informalmente un progetto per insediare dei capannoni di piccolo taglio per poterli poi affittare ad artigiani o a chi decidesse. Ma rientra negli ambiti. Nell'area di rigenerazione urbana rientra. Voglio solo dire questo, cioè rispetto alle cascine che possono essere nel centro storico e abbandonate, quelle sì, che potrebbero dare origine a speculazione, ma vedi che non sono individuate. E il cittadino che può dire io questa cascina vedi che cade, voglio fare questa rigenerazione, ho delle agevolazioni, però passano in consiglio comunale, tutte queste operazioni passano tutte in consiglio comunale.
chiunque operatore, premesso che non è statica la cosa ed è un inizio che può allungarsi, allargarsi, restringersi, cambiare, modificarsi, perché tutti gli anni va confermata la regione Lombardia, gli ambiti di rigenerazione. Detto questo, però, non essendo statica, se ti arriva il cittadino che vuole curare la cascina lì ex agricola, che può fare la speculazione, passa da qui, questo consesso. Prima di concedere le altre. Così come recupero dei edifici rurali dispersi per verificare la loro compatibilità. Poi bisogna vedere anche che termine utilizziamo per speculazione, perché se speculazione significa mettere a reddito qualcosa che adesso crea dei problemi di igiene e di stabilità, ok, è un discorso. Pensare di fare palazzine non è il contesto, però. Se siete d'accordo metterei il primo punto, che sarebbe il numero 2 in votazione, che è quindi l'approvazione delle linee guida piano casa Cottolengo, quindi vigino di tutte le normative sovraterritoriali e più le agevolazioni del Comune di Cottolengo in ambito tributario per chi sfrutterà 110 piuttosto che le misure di questo anno di opportunità. Chi vota a favore? Grazie. Il terzo punto è l'individuazione. E chiedo anche per essere ministra dell'esecutività. Grazie. Il punto successivo è la votazione per l'individuazione degli ambiti dove poter avviare le operazioni di rigenerazione. Quali ambiti li ha declinati prima Mazzoletti quando parlavamo di ex Gottingen, Cascina Fanconi, Consorzio? Questa è la delibera per l'individuazione dei siti che si prestano alle operazioni di rigenerazione. Chi vota a favore? Grazie. Chiedo anche per questa l'immediata esecutività. Grazie. Punto successivo è l'approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione della legge della rigenerazione. Quindi i criteri che diceva in parte Ferretti per la quale tu puoi beneficiare. Risparmio energetico, adeguamento sismico, bonifica, tutti quelli sono i criteri per darmi questo plus ulteriore di natura economica. Quindi è quello che ci dà i 18 punti sul progetto. Come citava Mazzoletti, approvando questo darà al nostro progetto di candidatura del Bosco Urbano un'appetibilità, una candidabilità più strutturata. Si spera, assolutamente. Mettiamo in votazione l'approvazione dei criteri per la riduzione del contributo di costruzione. Chi vota a favore? Grazie anche per esso immediata esecutività. A favore? Grazie a tutti. Il punto successivo è l'approvazione dei criteri per l'incremento dell'indice di edificabilità e del PGT in attuazione delle misure di rigenerazione. Anche qua troviamo dei criteri per la quale da determinate aree possono essere tolti dei volumi riassegnati a dei punti di ricaduta per le fattispecie che sono indicate, che sono indelibili, simili, sono quasi identici al punto. Esatto, per delle modalità sono sempre la rigenerazione, sismico, idrogeologico. Esatto. Chi vota a favore? Immediata esecutività? Grazie. Punto sesto sono gli interventi in deroga per il recupero degli edifici rurali messi in abbandono, inerente appunto sempre alla rigenerazione urbana. E a quel punto in cui si diceva ex edifici agricoli, quali criteri per recuperarli? Benissimo, poi il Consiglio Comunale per tarare il progetto e incentivare questa attività lodevole di recupero di un patrimonio che attualmente non è valorizzato. Chi vota a favore? Immediata esecutività anche per questa? Grazie. Ultimo punto della rigenerazione, per cui andare al punto 8, è il registro delle cessioni dei diritti edificatori, approvazione dei criteri per la gestione. Come diceva il compianto architetto Barba, ha creato questo strumento, che non è uno strumento, cioè è uno strumento che deve essere regolato, e quindi c'è l'istituzione del registro affinché questi punti di decollo e di caduta di volumi siano tracciati e per il comune valorizzati. Quindi area tal di tal verde che abbiamo e che possiamo far decollare alcuni volumi perché al signor Rossi serve per ampliare
la casa piuttosto che inserire il bagno al piano terra, può acquistare volumi dall'amministrazione, dal comune di Gottolengo, affinché può anche dagli possa innescare questa, finale, se fanno il finale, questa iniziativa. Giusto. Ah, quello lì delle cascine è bello comunque. Magari l'assessore, visto che non l'ha citato, no, non l'ho spiegato prima. No, no, però a beneficio. Però puoi spiegarlo anche meglio. Se vuoi anche allora. No, siccome è abituato a lavorare alla favela, l'altro poco. No, l'ho spiegato prima, non siete stati assenti. No. Allora, all'articolo 35 dei piani delle regole del PCT del 2017, avevamo introdotto la possibilità di premiare quegli agricoltori che avessero deciso di fare filare di piante o di intraprendere il percorso da agricoltura tradizionale a agricoltura biologica. Quindi l'amministrazione aveva deciso di premiare questo percorso. Perché? Perché comunque è una scelta che migliora l'ambiente e quindi è socialmente rilevante per l'amministrazione. Si era deciso di premiarli con un'apposita didascalia inserita nell'articolo che riconosce volumi a seconda della lunghezza dei filari e dell'entità della trasformazione dell'agricoltura tradizionale biologica. Questi volumi con questo registro dei diritti edificatori vengono certificati, verrà rilasciato un vero e proprio certificato dove viene calcolato la quantità di volume che viene riconosciuta, c'è una perizia dell'ufficio tecnico che stima questi valori in metro cubo dai 30 ai 40 euro al metro cubo e che possono essere venduti a fine necessità. Ed è una cosa che fatta nel 2018 e oggi con questo registro si chiude il cerchio ed è possibile. Sappiamo che lui è l'autore. Allora oggi noi abbiamo due aziende agricole che sono già passate interamente biologico, una è in percorso di una fase di transizione conversione. E di conversione, sì, e transizione. Di filari secondo me oggi siamo un po' da zero. Nel parlare di agricoltura ha ritrovato il suo, sì, il suo, no, stimolo. Sappiamo che lui è l'autore di questa proposta. Mettiamo in votazione il punto 7, che è l'approvazione del registro delle cessioni. Chi vota a favore? Anche per essa l'immediata esecutività. Grazie a tutti e anche all'ufficio tecnico. Possiamo ringraziare il signor Mazzoletti. Se lo merita. Sì, allora, ci ha regalato due ore, ci ha fatto capire veramente. Io stenderei anche al collaboratore. Secondo me mi ha fatto parte. No, ci ha spiegato perché la materia veramente non è. Se domani lo cambiamo, domani parte con le delibere, facciamo. Chiedo scusa, ma stasera non sono ancora. Ormai. Andiamo a rinnovare la convenzione con la sua, come diciamo dalla partenza che avevamo fatto, eravamo 8 comuni, siamo diventati 28 comuni, adesso la sua sta lavorando benissimo, quindi è solamente meglio la rinnovazione. Per quanti anni Sormani? 5. Quindi rinnoviamo e credo per il 12/2023. Grazie. Quindi proseguiamo, nulla di nuovo, con questa collaborazione con Carpenedolo per favorire lo sportello dell'attività produttiva, penso che tutte le attività di nuove aperture, di modifica, di cessazioni o via discorrendo passano in questo supporto telematico. Prego. Non è più CBU ma è CLU, perché Lombardi Uniti, perché si sono aggiunti alcuni comuni di Mantovano e del Cremonese. Di la B. Sì, perché si sono aggiunti io, Lego Voglio, CLU. Adesso CLU. Un acronimo appena diverso. Non cambia niente. 31/12/2024. Mettiamo in votazione quest'ultimo punto. Vota a favore. Immediata
Allora, ringrazio tutti per la disponibilità. Noi ci vediamo sempre questo mese con un altro consiglio comunale. Faremo dei passaggi preliminari con la ragioniera appunto per il bilancio e con l'assessore Milzani, perché ha portato a compimento un lavoro a cui si stava dedicando da tempo rispetto al piano socio-assistenziale che potrete a breve valutare insieme. Puoi cogliere l'occasione per la data? Sì, intanto visto che sarà portato nel Consiglio Comunale del 20, se fosse possibile lunedì 15 alle 18, io lo sto come pure, commissione. Come commissione, ve lo farò avere tra domani e dopodomani, che possiamo analizzarlo. Ecco, valutate voi sul tema della presenza, sempre per il tema cooperativo. Sì, perché la settimana prossima... Ecco, la ragioniera vi dedicherà il tempo che serve per un incontro con voi sul tema del bilancio. Quindi fissatelo, come abbiamo fatto con Roberto, di massima libertà. E sulla commissione valutate voi se vi può andare bene la data, o volete delegare qualcuno, o farla via telematica, o... Siamo in 5... Sì, lunedì alle 18. 5 si tiene qui. Esatto. Sì, sì, no, per voi chi insomma, volesse può anche collegarsi. Io vi faccio un salato un po' per stare fissato. Grazie a tutti, il consiglio è terminato.